Anche quest'anno a San Pietro al Tanagro il torneo di calcio a 5 intitolato a Giuseppe Amato, il giovane deceduto in un incidente stradale a Sant'Arsenio nel 2018. Ad organizzarlo è l'associazione Più Insieme, un successo. L'edizione 2021 hanno partecipato 12 squadre, 120 atleti di tutto il Vallo di Diano, 150 gol segnati, il trofeo capocannoniere assegnato ad un giovane di Sant'Arsenio, quello per il miglior portiere ad un giovane di Padula, il trionfo della squadra Centromusica che ha portato a casa il premio del valore di 500 euro dopo la finale con la Peroni FC, a cui è andato il premio del valore di 300 euro. Sempre gremiti gli spalti del campo di calcio a 5 di San Pietro al Tanagro, tante le emozioni, raccontano soddisfatti gli organizzatori nel ricordo di Giuseppe e all'insegna dello sport e dell'aggregazione. Torna quindi l'evento anche nel 2022 con la terza edizione. Le date da ricordare al momento, spiegano dall'associazione, sono il 15 e il 23 luglio. La prima è il termine di iscrizione, la seconda l'inizio del torneo. Tante le novità e saranno svelate durante l'evento. Intanto anticipano che aumentano quest'anno i premi per le squadre. Saranno messi in palio 3 premi del valore di 500, 300 e 200 euro per il primo, il secondo e il terzo classificato. E saranno premiati anche con un trofeo il capocannoniere e il miglior portiere. Sugli spalti tra i visitatori ci saranno osservatori di squadre di calcio 5 di tutte le categorie, dalla Serie B alla Serie D, pronti a portare nelle rispettive squadre giovani talentuosi. Sarà un evento che promette spettacolo, aggregazione e sano agonismo, sempre nel ricordo di Giuseppe. Crediamo molto in questo torneo, concludono, e nella sua funzione di aggregatore sociale per tutte le fasce d'età, perché lo sport unisce.